Ciao Bettes.it, il film comincia così: Papa Francesco ha dichiarato che il diavolo è qui, cioè in Italia. Hanno pure rubato il sangue di Giovanni Paolo II a un certo punto in questo paese e hanno aumentato i corsi di esorcismo. È tutto all'inizio in questo frenetico montaggio di pezzetti di telegiornali, giornalisti che parlano in camera e che dicono appunto che la situazione è drammatica. Adesso Papa Francesco ha parecchi problemi in questo momento, probabilmente dovrebbe fare anche degli esorcismi, però di esorcismo stiamo parlando. Dopo questo inizio che mi ha francamente esaltato, e perché ha a che fare con l'Italia ed è diciamo dipinge molto velocemente una situazione apocalittica, con Jimon Unsu, questo attore meraviglioso lanciato da Amistad di Steven Spielberg, che era fichissimo in Blood Diamond, vicino a Leonardo DiCaprio, che gli faceva cammina, dai, forza, che faceva il mercenario bianco vicino a questo africano nero meraviglioso statuario, e DiCaprio gli faceva avanti, dai, dai, che non era molto credibile. Fra poco parleremo di DiCaprio, di nuovo la sua, suo ennesimo tentativo di Oscar. E Jimon Unsu è fantastico, anche lui è un super fico prete nero del Vaticano col pizzetto delineato, che dice le possessioni stanno aumentando in tutto il mondo. Ecco, questi sono i primi secondi di The Vatican Tapes, l'ultimo film di Mark Neveldin. Lui è un frenetico e rollerblade director, si mette sui rollerblade, va a tutta velocità. Neveldin e Taylor, gli adorabili registi di Crank 2, High Voltage, anche di Gamer e del secondo Ghost Rider, fighissimo perché c'era Idris Elba, e come sapete Beasts of No Nation all'Oscar dirà la sua. Quando c'è Idris in un film io dico già sì, e in Beasts of No Nation è fantastico, visto a Venezia in concorso. Ma torniamo, Neveldin Taylor, i folli, frenetici autori degli action movie più divertenti degli ultimi anni, secondo me Neveldin Taylor si sono scissi per adesso, magari anche in futuro, e Mark Neveldin ha voluto mettere la macchina un po' anche sul treppiedi, ha fatto due o tre cose con Rollerblade anche in questo Vatican Tapes. Si parla di esorcismo. Dopo questo inizio fantastico legato all'Italia, c'è pure Papa Francesco, hanno rubato il sangue di Giovanni Paolo II, peggio della salma di Mike Bongiorno, invece all'improvviso, mannaggia, ma un po' frustrato, perché andiamo negli Stati Uniti d'America e vediamo, incontriamo Angela, interpretata molto bene da Olivia Taylor Dudley, la quale è una ragazza qualsiasi, di una famiglia qualsiasi, con un padre qualsiasi, interpretato da Gray Scott, che è un po', diciamo, un po', ce l'ha un po' col fidanzato, si chiama Pete, il fidanzato sembra un po' un bambacione, ecco, è il padre che ce l'ha col fidanzato, classico, gli dice, il fidanzato prova a chiamarlo pure con un nomignolo, e da Gray Scott gli fa, ma come te permetti? E questa ragazza, carina, bionda, un po' una è vero, sembra un po' una Patricia Arquette, senza i dentoni e questo corpo piccolo e potentissimo che aveva Patricia Arquette, però la ricorda un po', Olivia, brava, ecco, arrivano i corvi, arriva la possessione, ragazzi. Adesso aspetterete fino al 53esimo minuto prima di sentire la parola esorcismo, però al 53esimo minuto sentirete la parola esorcismo. Io adoro i film con l'esorcismo, L'esorcista di William Friedkin fu il capolavoro che creò questo sottogenere dell'horror fondamentale, perché c'è il metafisico, perché c'è il diavolo, il demone, c'è Pazuzu qui? No, forse c'è qualcuno che a Pazuzu gli fa un culo così. Pazuzu era un demone assiro-babilonese con quattro ali e che parlava in italiano con la voce di Laura Betti, faceva veramente paura. E qui forse chi prende Angela? Ma chi è che si mette nel corpo di Angela? E poi ce la faranno i cardinali? Forse avremo di nuovo a che fare con quel cardinale nero fighissimo interpretato da Jimon Unsu, e forse le Vatican Tapes, questi nastri vaticani, non sono cose sessuali di quelli che fanno cosacce, vabbè, insomma l'avete letto negli ultimi giorni, no, sono delle registrazioni di possessioni demoniache che nei cavò del Vaticano sono ben catalogate. E insomma, ma chi ha preso Angela? Gran finale, dove il film migliore, il film è un po' scemo, però
Io sono molto indulgente nei confronti di questi prodotti audiovisivi, penso che abbiano senso, non capisco perché in Italia, appunto, facciamo dire a loro dell'Italia, perché non capisco perché noi non facciamo dei film con l'esorcismo, ne dovremmo fare 5 all'anno, sai i soldi che facciamo? Infatti questo film in giro per il mondo, soprattutto nei paesi cattolici, qualche lira l'ha fatto. Guardate che i film con l'esorcismo incassano sempre, fino a che ci saranno ovviamente dei religiosi e dei cattolici nel mondo, e ci sono. Gran finale dove forse Pazuzu verrà molto ridimensionato da questa roba qua che ha preso possesso di Angela. L'unica cosa che proprio non mi è piaciuta è Michael Peña, è stato un grande anno per Michael, era fantastico in Ant-Man nel ruolo di Luis, quanto ci ha fatto ridere, ne abbiamo parlato anche nell'intervista, quanto è divertente quel personaggio che parla in modo frenetico velocissimo, ed era figo. Ed era figo anche in Fury, ci è piaciuto molto in Fury e ci è piaciuto molto anche in The Martian, il sopravvissuto. Qui fa questo padre Lozano che è un po' irritante, perché sta sempre un po' con sta faccia un po' stolida, un po', è una recitazione un po' stolida, e ti sta un po' antipatico il padre di Michael Peña. Michael Peña è uno degli attori più invece carismatici ed empatici che ci sono adesso ad Hollywood. Insomma, ragazzi, Neville Dean Taylor non è folle come i due meravigliosi Crank o Gamer o il secondo Ghost Rider, è il primo film di Mark Neville Dean da solo, però ci sono sempre, insomma, due o tre scene che valgono la pena, e la fine all'esorcismo con le lussazioni, coi vomiti, coi corpi che volano, coi voci strane, in lingue antiche, sarà aramaico? Lo chiede sempre, appunto, padre Lozano. E poi c'è il vecchio cardinale, c'è anche un Max von Sydow, un vecchiaccio che va lì, che ci prova, e insomma, e alla fine poi, che paura, si aprono delle strade per un filone. A me piacerebbe vedere la saga di Vatican Tapes, ma insomma, questo è un tipo di prodotto audiovisivo che io amo e che non capisco perché non facciamo in Italia, ma vabbè, ormai tanto, è inutile porsi. Ci vuole un esorcista per il cinema italiano. Ciao, Bad Taste!